Introduciamo qui nello studio di G-Style, ormai con tantissimi ospiti, abbiamo modo di parlare di svariate attività. In questo caso parliamo della Promotion Style, nella figura di Emanuela Romano, che è venuta a trovarci e ci spiegherà il suo impegno in questa attività, ma anche ci parlerà di questa rivista che ho qui tra le mani, credo il quinto numero di Abruzzo Trend. Abruzzo Trend, certo, la nostra associazione si vanta di avere questo bellissimo giornale che parla dell'Abruzzo a 360 gradi con tutte le sue realtà, con non esclusivamente quello che normalmente si crede vini o agricoltura, ma impresa, artigianato, diciamo potenzialità dell'Abruzzo. Quindi un Abruzzo, ma non solo, anche insomma vi rivolgete anche fuori, so che questo giornale, oltre ad essere un free press, quindi si trova liberamente, esiste anche in numerose copie all'estero. Sì, noi abbiamo fatto una scelta dove abbiamo deciso di far conoscere un po' di più l'Abruzzo, e non solo agli abruzzesi, all'Italia, perché abbiamo anche altre distribuzioni nell'Italia, nonché all'estero, però all'estero è tra i nostri abruzzesi che sono andati via. Spostati, e altri forse stanno anche arrivando, visto i periodi. Però intanto noi abbiamo avuto modo di scoprire tanti aspetti di questa vostra attività anche di organizzazione, e parliamo anche di questo evento che si è svolto recentemente al porto turistico di Pescara. Sì, al porto turistico di Pescara l'8 di settembre c'è stata la serata finale del primo premio Maria Teresa Muto, che ha avuto un grandissimo successo. Noi in partnership abbiamo dato la visibilità, diciamo, a questo premio molto molto bello, fatto da portato su da un ballerino forse non ancora estremamente famoso, ma comunque il primo ballerino di Chiambretti Night, sì. Quindi il César José Piombo, il quale ha dedicato questa serata particolare alla sua mamma adottiva. Sì. Che è italiana, lui è domenicano. Abbiamo avuto modo di vedere già qualcosina attraverso le nostre telecamere, so che siamo stati già lì a seguire questo evento. E cosa prevede intanto Abruzzo Trend per questa nuova stagione e anche la vostra attività, quindi cosa state preparando? Innanzitutto il prossimo numero uscirà a fine mese, il numero 6, parlerà anche di questo evento, e parlerà di tantissime attività che verranno a svolgersi nell'anno successivo, anche perché per noi il numero 6 è la chiusura del primo anno, e quindi il primo di dicembre usciremo con il secondo anno di stampa, naturalmente free press. Sinceramente la nostra prospettiva e aspettativa è quella che questo giornale possa prendere piede sempre di più, soprattutto le persone, gli abruzzesi che riescano a vedere la lungimiranza di una pubblicazione su una rivista, e quindi la pubblicità che si possono fare con quelle che sono le loro realtà. Eh sì, questo è un po' anche un modo anche per così muovere anche un discorso economico, di dovete avere modo di essere una buona vetrina. Io vorrei approfittare per ricordare i contatti della rivista Abruzzo Trend. La rivista, noi abbiamo l'email di redazione, redazione@abruzzotrend.net o info@abruzzotrend.net. Abbiamo parecchie rubriche nel nostro giornale, possiamo naturalmente andarlo a cercare. Sono 8.000 copie, penso che un po' in giro abbiamo sì, una bella copertura. Bene, io credo che abbiamo dato una buona parte di informazioni, poi saranno i nostri amici di G-Style a trovare la propria copia personale di Abruzzo Trend. Ringrazio Emanuela Romano e chi ci ha seguito per questa intervista. Grazie. Grazie.